L'occhio vuole la sua parte, vabbè, no? Sì, assolutamente sì. Siamo amanti della bellezza. E noi siamo qui con il cielo di Bad Dry, giusto? Esatto. Ma come mai questo nome? Qualcuno che c'è stato? È la terza volta che me lo chiedono da oggi pomeriggio. Aspettatene qualcun altro. Esatto. Però va, in quei giorni il cielo di Baghdad era l'unico cielo che ci rispecchiasse. Un cielo di guerra, poi. Un cielo come il cielo di Milano, solo che la differenza è che in quel momento c'erano dei. Arrivavano delle esplosioni all'improvviso, quindi noi siamo così eteri nel cielo, poi all'improvviso arrivano queste esplosioni. Il cielo di Baghdad è anche il cielo, insomma, delle mille e una notte, delle fiamme, no? Esatto, non solo esatto, quello esatto, della guerra. Esatto, assolutamente non è un riferimento di guerra, non amiamo la guerra, non amiamo le armi, siamo per la pace. Certo. Assolutamente. 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 E adesso voi siete in due, vi hanno delegato. Noi sul palco e in studio siamo in sei. Esatto. A questo momento ci troviamo solo due persone in panca, altri quattro sono in giro. Raccontiamo un attimo dove sono gli altri quattro. Uno è a limonare, un altro è nel furgone a chiamare la propria ragazza. Altro è stato. Io sono in giro a cercare qualcuno che mi faccia spezie compagnia. E uno importa spezie profumate dalla Persia. Passando per Baghdad e ci ritroviamo qui, Enrico, con te a parlare, a fare due chiacchiere. Voi di dove siete? Noi siamo campani, io sono di Aversa, mentre come gli altri tre della band, mentre due sono di Benevento, e qui Enrico è un rappresentante della terra sannita. Perfetto. Chi è che scrive i pezzi? Noi abbiamo in uscita un disco, li scriviamo tutti in studio, ogni volta che ci vediamo è una festa. Quindi ogni volta qualcuno butta un verso. Sì, dai, ci mettiamo lì ed esce tutto in modo naturale. Ma quindi si comincia dalla musica, i testi vengono dopo di solito, oppure sì. Il contrario? Sì, vengono dopo. I testi vengono dopo, ma comunque sono la ciliegina sulla torta, nel senso che servono anche i testi. Nel senso, noi eravamo strumentali fino a un po' di tempo fa, il prossimo disco sarà cantato, mentre prima non ci piaceva aprire la bocca. Qual è questa scelta? Ma mia mamma mi dice, dai cazzo, cantate un poco, che cazzo fate, sempre strumentale, fate un po' di più. E la mamma è sempre la mamma. La mamma è sempre la mamma. Vabbè, le parole contano. Le parole servono. Dovrebbero contare. Dopo due album di silenzio, va bene dire qualche parola, diciamo anche la nostra. Pare giusto. E come arrivare qua al Miami? Ma usando sempre mia mamma come riferimento, direi come la convocazione in nazionale, nel senso che siamo qui a rappresentare anche un po' la Campania, di tutte le band che suonano dalle nostre parti, venire qui a Milano, portare la nostra musica e rappresentare la Campania. Chiaro. Cos'è che vi piace a voi? Oltre a voi, cosa vi piace sentire di solito? Ascoltare. Cosa ci piace ascoltare? Vabbè, un po' da vari generi musicali. Andiamo un po' su vari generi. Enrico è un appassionato di musica classica, sì. Mentre io. Anche la musica antica. La musica antica medievale. Enrico è un esperto, mentre io sono un po' più mondano rispetto a te. Però ascoltiamo un po' di tutto, cerchiamo di scambiare le nostre opinioni musicali e sentire quello che sentiamo soprattutto. Cioè sentire quello che sentiamo. La musica che ci piace, che ci fa provare emozioni. Ascoltiamo di tutto. Certo. Da quello che mi avete detto mi pare di capire che l'ultimo disco sia uscito da un po' e già state lavorando su questo. Attualmente è uscito un singolo che sta andando molto bene, infatti ci ha portato qui al Miami. Prima di Natale uscirà il nuovo album. Quindi siete in anticipo sul disco qua? Siamo in anticipo, nel senso che già oggi al Miami abbiamo fatto qualche pezzo del prossimo disco. Tanto mi distraggo sempre. No, liberissimo, siamo qua apposta a distrarci. Va bene. Va benissimo. No, è bello qui.
è veramente una bella atmosfera. Peccato un po' per il temporale. Peccato per il temporale che ci ha interrotto. Però le luci che se... ci vorrebbero qualche luce. Magari sarebbe bello, vabbè. Ragazzi, c'è qualcosa che volete dire di estremamente importante sul prossimo disco che non abbiamo tirato fuori da questa intervista? Qualcosa che potete sapere solo voi, perché se il disco non è ancora uscito non ve la posso chiedere, però io dico, cioè, io cerco di incitare chi fa musica comunque a credere nella musica nel senso sostanziale, proprio, cioè nel cercare di portare avanti tutto ciò che si sente dentro fino in fondo, senza fermarsi mai, soprattutto cercando armonia, cercando quell'armonia che comunque dà forza e unione. Io aggiungerei, oltre all'armonia, anche andiamo in giro cercando la bellezza. Certo, l'armonia è bellezza. L'armonia è bellezza. Cerchiamo la bellezza ovunque. Cerchiamo la bellezza ovunque, dicevano i Marlene Kunz. Esatto. Dicevano i Marlene Kunz. Però è una bella cosa. L'armonia sono d'accordo. E bellezza non potevano dire i pitagorici, magari. Perfetto, ragazzi, io vi ringrazio. Grazie a te. Vi manderò tutti i link e spero di rivedervi live. Ok, dai. Grazie mille. Ci becchiamo quanto prima, grazie a te. Cielo di Baghdad. Cielo di Baghdad. Ciao. Ciao.